bastare cinque sassi, o cinque castagne, o cinque noci, o cinque ossi di pesca per divertirsi. Certo che possono bastare. Io ci giocavo sempre da bimba ai piti. Il mio strumento preferito erano gli ossi di pesca, per cui vi farò vedere con gli ossi di pesca come si giocava a Ciago negli anni 60, ma tanti anche dopo di allora e prima di allora ci hanno giocato. Scopo del gioco è quello di prendere un pit, lanciarlo in aria mentre quello vola, prendere un altro pit dal pavimento, terra, allora si giocava sulla terra battuta, ruotare la mano e acchiappare questo prima che tocchi terra. Uno, due, tre, quattro, vedrete poi. I livelli sono 10 e poi ci sono i punti. Prima di partire si decide a quanti punti. Facciamo una partita, ad esempio, al primo che arriva a 100. Primo livello. Secondo livello. Facciamo facile. Terzo livello. Quarto livello. Dal quinto livello in poi i pitti non devono più toccarsi fra di loro e io posso toccare solo il pit col quale sto giocando. Sesto livello, ponte. Devo mandare i piti sotto il ponte usando un movimento a molla, in dialetto si chiama pissegatol. Ricordo che i piti non devono toccarsi. Aia. Settimo livello, discesa. Li lascio correre senza che si tocchino e li raccolgo. Sbagliato. Tocca al mio avversario. Quando tocca di nuovo a me, ricomincio dal livello 7. Livello 8. Pozzo. Livello 9. Devo raccoglierli usando le dita indice. Livello 10, raccolgo con i mignoli. Ed ora i punti. Pitti sul palmo, ogni pit raccolto vale 10 punti. 50 punti, torno indietro. E 30, 80 punti. Ora ricomincio dal livello 1 e rifaccio il giro. Magari il mio compagno arriva prima e fa 100 al primo colpo. Per cominciare, gli inesperti all'inizio provano questo primo esercizio. Lancio, prendo, lancio, prendo. Secondo esercizio. Devo imparare a ruotare la mano, perciò lancio, tocco, prendo, lancio, tocco, prendo, lancio, tocco, prendo. Poi comincio. Lancio, acchiappo, prendo.
Lancio, acchiappo, prendo. Per i più esperti, il livello 2, 3 e 4 possono essere giocati in un modo un pochino più difficile. Lancio i piti. Questi due mi sono venuti vicini, fortunata li raccolgo. Questi due posso avvicinarli. Quando sono abbastanza vicini, posso raccoglierli. Livello 3. Ok, me lo raccolgo. Questi posso decidere di raccoglierli insieme oppure anche di avvicinarli. Livello 4. Beh, sono stata fortunata. E mi sono capitati tutti i ricci. Buon divertimento!